Buongiorno a tutti, siamo al telefono con Luca Lombardi, buongiorno maestro. Buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, Luca Lombardi sarà eseguito dal Duo Alterno sabato 13 e domenica 14 per le giornate di musica in mostra. Luca Lombardi, da dove ci parla intanto? Sono a Tel Aviv in questo momento. È lì per concerti, per turismo, per che cosa? Se non sono indiscreto. No, diciamo che da un paio di anni a questa parte cerco di passare parecchio tempo qui. Ho capito. E Luca Lombardi, sicuramente lei ha viaggiato moltissimo, Tel Aviv, anche la Germania, il suo percorso di studi l'ha portata a essere molto spesso in Germania. Qual è il suo rapporto appunto con questo paese? Sì, la Germania, quindi il tedesco, il collegamento che volevo appunto fare è con il testo di Heiner Müller, che sarà appunto, è appunto chi ha scritto il testo del suo Ophelia Fragment, che sarà appunto eseguito dal Duo Alterno. Ci vuole brevemente presentare questa sua composizione? Sì, questo testo mi fu dato dallo stesso Heiner Müller all'inizio degli anni Ottanta. Heiner Müller, come sappiamo, è stato un importantissimo scrittore, drammaturgo, poeta tedesco che viveva nella Germania dell'Est, nella ex DDR, e questo testo nella DDR non è mai stato pubblicato perché è un testo molto duro. Heiner Müller era, diciamo, un comunista, però anche molto critico giustamente nei confronti del governo che c'era allora, cioè nei confronti della Repubblica Democratica Tedesca. E varie cose sue, come appunto questo testo che è tratto da Die Hamlet Maschine, che si può tradurre in italiano come La macchina Amleto, che è diventato poi una pièce molto famosa in seguito. Questo testo non fu mai pubblicato e siccome noi ci incontrammo a casa di Paul Dessau, a casa della vedova di Hans Eisler e da altre parti, e lui mi dette questo testo scusi un attimo solo che qua mi suona quasi prego siamo collegati qui globalmente, era Skype di qualcuno che mi chiamava, il bello della diretta. Ophelia Fragment, che sarà eseguito appunto dal Duo Alterno. Ci vuole parlare un po' del suo rapporto con il duo? Vi conoscete? Certo che ci conosciamo ormai da tanti anni. Io li stimo molto, li ammiro molto. Ho ascoltato anche relativamente recenti un concerto loro a Roma che mi ha molto colpito. Ma c'eravamo visti anche negli Stati Uniti, una volta ci siamo incontrati a Filadelfia, eccetera. E sì, insomma, sono molto contento che loro abbiano messo in repertorio questa mia composizione, che posso definire quasi giovanile, risalendo appunto al 1982. Benissimo, allora ringraziamo Luca Lombardi che ci ha voluto concedere questa breve intervista e rimandiamo ai nostri ascoltatori al concerto di sabato 13 a Palazzo Rosso a Genova e domenica 14 alla GAM di Torino. Ringraziamo Luca Lombardi, grazie mille. Grazie.
voi. Arrivederci, buona giornata.